Ora, per entrare nel tema di oggi, Agostino, teologo del libero arbitrio, vorrei citare due o tre cose che ho a mente in questi giorni. Una me l'ha scritta il professor Mereghetti, che era qui ma non è più qui. È qui, perfetto, non lo vedevo più. Mi ha scritto una mail in cui raccontava di un dialogo con una allieva e inizia così: dove sta la libertà? E continua. In quel dialogo con questa allieva è emerso che la questione delle questioni di ogni rivoluzione è proprio quella di trovare la libertà, cioè una libertà vera, quella che restituisce all'uomo il proprio io. E continuava: ad essere liberi non basta una rottura con il passato, la questione che urge è cogliere che cosa mantiene vivo il desiderio originario, la sua tensione totale, perché ogni rivoluzione, come è grande al suo inizio, così nel tempo decade. La questione della libertà, continuava professor Mereghetti, è che cosa mantiene vivo il desiderio da cui sorge questa irrefrenabile urgenza, che cosa lo fa vivere in tutta la sua ampiezza, non di meno di quello per cui si muove dall'inizio. Una sfida affascinante. A me questa sua osservazione mi è piaciuta perché oggi parliamo di libertà secondo il pensiero di Agostino e dentro il pensiero di Agostino, ma proprio perché non siamo scissi, è un tema che appena lo apriamo diventa performativo, cioè parlando di libertà davvero ci dobbiamo chiedere se siamo liberi e cosa vuol dire essere liberi. Quindi la prima domanda che pongo è in che cosa consiste e come si conosce la libertà per Agostino? E poi, in che senso Agostino, siccome il titolo l'ha scelto il professor Cattapano, in che senso è teologo del libero arbitrio e non filosofo? Questa è una... La seconda domanda riguarda il tema della grazia. Il professor Cattapano ci ha indicato questo bel volume che è Libero Arbitrio, storia di una controversia filosofica della Carocci di Mario De Caro, Massimo Mori e Emidio Spinelli, in cui c'è un saggio del professor Lettieri di Roma. Sulla libertà nel mondo cristiano, adesso vado un po' veloce, tra i vari testi che ci ha indicato, e ho trovato 10 righe che mi hanno colpito perché sono molto sintetiche e chiare. Dice Lettieri: se la nozione greco-romana di libertà postulava l'affermazione di un ordinato dominio di sé e sull'altro, nell'adeguazione della conoscenza e della volontà all'ordine naturale del tutto, l'eversiva novità cristiana è di pensare, oltre, seppure attraverso la razionalità greco-romana, è di pensare la libertà non più dal punto di vista dell'autonomia o della relazione a un ordine etico-politico o cosmologico necessario, ma da quello eventuale della relazione personale, storico-temporale, dunque eteronoma, con un soggetto assoluto che elegge un nuovo eversivo ordine di carità. Il cristiano, continua Lettieri, privo di potere autonomo, non è libero né si libera, ma viene ora apocalitticamente liberato. La sua libertà si identifica soltanto in quella perdita di sé che è il vivere di grazia, quindi di dono. Chi è perdonato perdona, chi è amato ama, chi è visitato dall'amore di Dio non può che donarsi, chi è liberato libera. Sono righe che trovate all'inizio del suo saggio e io mi è venuta questa domanda leggendo queste pagine, che è la seconda che le pongo, che è: il soggetto umano investito dal dono di grazia è un soggetto alienato in quanto invaso da un altro o è ancora e più compiutamente se stesso? E come si documenta questa relazione con la grazia nel pensiero e nell'esperienza di Agostino? Perché nel saggio di Lettieri sembrava quasi che questa relazione con la grazia fosse un'invasione di campo del soggetto e Dio fosse esautorato, in realtà più che liberato. La terza domanda, e ultima, riguarda il mistero della scelta o della predestinazione divina, che è un tema che a scuola è molto difficilmente districabile con i ragazzi. E qui c'è una citazione che mi piace molto, dalle Questioni a Simpliciano. Agostino dice: nessuno infatti crede se non è chiamato. Ora è Dio nella sua misericordia a chiamare e lo fa indipendentemente dai meriti della fede, perché i meriti della fede seguono e non precedono la chiamata. Se
Se la misericordia di Dio non precede chiamando, nessuno può credere per iniziare da qui a essere giustificato e ottenere la facoltà di bene operare. Dunque la grazia viene prima di qualunque merito. Domanda: com'è possibile accettare, perché è la domanda dei miei allievi, razionalmente la scelta libera di Dio, dei suoi eletti, se in questa scelta di Dio non c'è un motivo comprensibile? Almeno umanamente comprensibile. Che rapporto si può instaurare tra ricerca filosofica e atto di fede? Come possiamo parlare ragionevolmente di questo ai nostri allievi? Chiedo quest'ultima cosa perché quando si pone questo tema in classe l'interesse c'è, ed è però difficilmente gestibile da noi. So di aver toccato questioni grosse. E lascio la parola al professor Catapano, che ha preparato un bel percorso al termine del quale facciamo una piccola pausa e poi dialoghiamo fino alle 5 anche a tutto campo, quindi anche di manuali o programmi, cioè possiamo sfruttarlo pienamente visto che è stato disponibile a venire oggi. Prego. Grazie, ringrazio molto il professor Ferrari per questa introduzione e anche per l'invito, davvero molto gradito, e faccio i miei complimenti alla vostra associazione per l'importanza e la qualità del lavoro che state portando avanti.